Salve, sono Monkey Simon e la prossima stagione, la stagione 4 del capitolo 3, sarà a tema Marvel. O così dicono molte persone, sempre più persone, troppe persone. Ma sarà vero? Sarà falso? Monkey Simon, te che ne pensi? Sarei contento, altro Iron Man per altri 4 mesi? Beh, ora ne riparliamo, ma prima vi invito ad inserire il codice Monkey Simon all'interno dello shop di Fortnite. Se lo farete, darete un ulteriore grande supporto al canale, oltre a quello che già fate ogni giorno. Allora, sta storia della stagione 4 a tema supereroi è cominciata più o meno dall'inizio del capitolo 3, perché la gente si è resa conto che la numerazione delle stagioni è ricominciata da zero, no? Quindi, o meglio, dalla stagione 1. Quindi siamo di nuovo vicini alla stagione 4. E siccome nel capitolo 1 è stata in parte a tema supereroi e nel capitolo 2 è stata a tema supereroi con la Marvel, man mano che ci avvicinavamo alla stagione 4, che praticamente ormai è dietro l'angolo, è il mese prossimo, si è fatta sempre più grande la teoria che si potesse ripetere il ciclo con un'altra stagione a tema supereroi, magari ancora con la Marvel, visto che c'è ancora il fumetto, visto che ci stanno ancora le collaborazioni con le skin, visto che ci sta un sodalizio De ferro con la Disney, pensate anche a Star Wars. E probabilmente pure chi non me vuole male, pure chi non me vuole vedere soffrire, un po' godrebbe di questa notizia, perché vorrebbe comunque vedere me che me incazzo o che critico la stagione 4 a tema Marvel, perché non vorrebbe che un altro incubo si concretizzasse. Ebbene, sicuro al 100% non sarei contento di una stagione a tema Marvel full collab, ma in realtà non sarei contento di una stagione full collab neanche se la stagione fosse a tema Metal Gear Solid, no, o a tema The Witcher, che insomma sono brand che mi piacciono tantissimo. Perché stiamo pur sempre su Fortnite, e per quanto Fortnite sia un multiverso che accoglie tutte quante le realtà, tutti quanti gli universi narrativi e tutti quanti i brand, la base deve essere Fortnite e ci deve essere spazio per la creatività. Lo so, non so il primo che fa sto discorso, c'è già stato Lele che ha parlato anche dello stesso argomento, non sarò di certo il primo appunto a parlarne, sarò sicuramente l'ultimo, ma intanto questo è il mio pensiero e mi accodo a quella piccola minoranza di persone che non sarebbe contenta di un'altra season del genere. Dico minoranza perché comunque sia, per quanti messaggi e tweet o commenti potrai leggere all'interno del web, un botto di gente apprezza le collaborazioni. Anche Wolverine e la crew in realtà è stato apprezzatissimo, perché lo hai visto, lo stai vedendo con i tuoi occhi in moltissime partite. Molte persone lo stanno utilizzando come skin, molto più dell'orso mecha, che era stato praticamente osannato come Cristo sceso in terra, come la sua seconda venuta su questa terra, ma non ne hai mai visto nessuno se non i primi due giorni. Invece Wolverine, stracriticato da tutti e definito come la peggior crew in assoluto, ancora oggi lo vedo utilizzato con molto piacere e nessuno ne sta più parlando. Segno che forse le collaborazioni, per quanto criticate, per quanto la rovina del gioco o per quanto rovinate dal gioco stesso secondo alcuni, cosa idiota, sono apprezzatissime. E vi ricordo per l'ennesima volta che quando ho fatto il post il 27 agosto del 2021 per l'anniversario della stagione 4 del capitolo 2, un botto di gente che anche nel periodo della stagione 4 mi scriveva: sono con te Monkey Simon, anche io non apprezzo questa stagione che sta rovinando Fortnite, che comunque sia non sta dando spazio alle skin, sta veramente monopolizzando il gioco. Poi sotto quel post scriveva: sì, che bei tempi, che nostalgia, che ricordi, ho amato dal primo all'ultimo giorno la Marvel e tutte quante le skin del pass, sono un grande fan della Marvel. Capito? Sì, quindi diciamo che forse molte volte certe persone tendono a dare ragione a un creator che è scontento, ma poi sotto sotto sono contente delle varie collaborazioni e non ci sta niente di male. Semmai ditelo subito, non dite delle cose per facce contenti. Però questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che se la Epic dovesse riproporre un'altra stagione 4 del capitolo 2, nel capitolo 3 insomma un'altra season collab, non sarebbe una mossa sconsiderata, perché in tanti apprezzerebbero. Certo, forse non tutti quanti al 100%, perché forse due stagioni a tema collaborazione sono pesanti, però intanto pensate all'utente generico, all'utente casuale, apprezzerebbe, perché vedrebbe i propri eroi o comunque sia i propri personaggi preferiti disponibili per un'intera stagione dedicata proprio a loro, quindi è un'opera commerciale veramente efficace. Poi oggi più che mai, più che all'epoca, siamo strabituati a vedere le collaborazioni all'interno di Fortnite, le collaborazioni, i personaggi di altri universi che interagiscono con quelli di Fortnite stesso. Dunque non desterebbe questo scalpore, questo scandalo, come lo fece per alcune persone proprio ai tempi di fine 2020. Anzi, credo proprio che non ci sarebbe tutta questa rivolta, come ci si aspettava invece ai tempi della stagione 4 del capitolo 2, nei confronti di un'altra stagione a tema full collab, perché sicuramente la maggior parte delle persone apprezzerebbe, per gusti personali. Quelli veramente scontenti sarebbero pochi, seppur anche guadagnati dopo che inizialmente erano contenti per la stagione 4 del capitolo 2 all'epoca, perché tre mesi di Marvel, full Marvel, sebbene ci fossero anche tante skin diverse di Fortnite nello shop, stancava tantissimo. E stancava anche alcuni fan della Marvel. Pure a me poi piace la Marvel, capito? Io però non ho gradito. Va bene, Monkey Simon, quindi è confermato che la prossima season sarà a tema supereroi e Marvel? No, al momento no, non ci stanno in
indizi concreti se sta solo e soltanto a giocare con le correlazioni. Quindi tutto quello che viene detto al momento so teorie, e teorie rimarranno fino a che non ci saranno delle smentite o delle conferme. Alcuni leaker parlano di come sia confermata all'interno del pass battaglia la skin dell'albero che si vede alla fine del trailer della stagione 3 del capitolo 3, quindi non ci dovrebbe essere la Marvel in caso, o comunque sia una collab all'interno del pass, sì, ma non l'intero pass battaglia, quindi non l'intera stagione. E si parla anche di nuovi mega, quindi nuovi eventuali broody, così come si parla anche di un boss con abilità di spawn. La correlazione mi viene con la dottoressa Sloan che si sdoppiava. Non vi sto confermando al 100% queste cose, però intanto questi leak qui so più concreti, so più consistenti che il gioco delle correlazioni che stanno facendo molte persone su Twitter e su Reddit per quanto riguarda la stagione prossima, che dovrebbe essere a tema supereroi e a tema Marvel. Ma il punto di questo video non è analizzare le teorie per vedere quale sarà il tema della prossima stagione, in quanto il tema di questo video è se la prossima stagione sarà o meno a tema Marvel, che è ben diverso. Diciamo quindi che la teoria che va per la maggiore dovrebbe essere quella del gioco delle correlazioni. Siccome la stagione 4 del capitolo 1 è stata a tema supereroi e quella del capitolo 2 è stata a tema supereroi con la Marvel e c'è ancora la collaborazione con la Marvel in corso, la prossima dovrà essere a tema Marvel, in quanto anche altre stagioni nel corso di questi tre capitoli hanno avuto dei punti in comune con le loro controparti del capitolo precedente. Pensate anche al fatto che la stagione 3 del capitolo 2 e quella attuale erano stagioni estive con il sole, con l'acqua, con il chilling, e in parte ci hanno preso, sebbene entrambi differiscano per molti elementi. Pure la stagione 2 del capitolo 2 e quella del capitolo 3 si somigliano in quanto hanno il tema di guerra tra fazioni, seppur con le dovute differenze. Anche la stagione 1 del capitolo 2 e capitolo 3 si somigliano in quanto c'è introduzione alla mappa, ma anche in un capitolo 4 probabilmente la stagione 1 introdurrebbe i giocatori alla mappa e ai personaggi. Ma per il resto le altre stagioni si sono somigliate per quanto riguardava alcuni elementi, alcune analogie, alcuni riferimenti con il passato, ma poi non è che sono state così tanto uguali al capitolo precedente. Pensate alla stagione 6 del capitolo 1 con la stagione 6 del capitolo 2, completamente diverse. Semmai la stagione 6 del capitolo 1 poteva somigliare alla stagione 8 del capitolo 2, perché in entrambe il cubo era la parte centrale, ma pure quelle ci hanno avuto dei dettagli molto differenti. Pensate pure, che ne so, alla stagione 5 del capitolo 1, che aveva il tema dei Rift, ma aveva anche il tema estivo, anche con le ambientazioni, con la caratterizzazione dei personaggi. L'anno successivo, nello stesso periodo, ci fu la stagione 9, che probabilmente avrà avuto qualche sfida e evento estivo, però il tema principale era quello futuristico, quindi non era minimamente incentrata sull'estate, dunque correlazione che non avrebbe alcun senso. Quindi sicuramente Fortnite, quando programma una stagione, sicuramente lo fa anche in base ad alcuni elementi passati, ad alcuni richiami che hanno senso o meno nei riguardi della storyline, però non funziona sempre così, e soprattutto il gioco delle correlazioni, il ragionamento che porta a correlare A e B e quindi il risultato è C, non sempre fa C, certe volte può fare anche Z, segno che non funziona sempre. È un ragionamento logico, ma il fatto che sia funzionato, che abbia funzionato in passato, non significa che funziona sempre. Non è detto quindi che la prossima stagione possa essere a tema Marvel solo perché è la stagione 4 e le due stagioni precedenti, che erano le stagioni 4, avevano all'interno i supereroi. Certo, ci stanno anche degli elementi che lo fanno pensare, come ad esempio i fumetti. Non sappiamo quello che succederà nei prossimi fumetti. Potrebbe pure essere che la fine di queste pubblicazioni porterà al tema di questa stagione 4 e potrebbero ambientarsi anche nella stagione 4, ma non ne abbiamo le certezze al momento, quindi fasciarci la testa o festeggiare per la stagione 4 a tema Marvel di nuovo è ancora troppo prematuro. Certo, io sicuramente spererò fino all'ultimo che la stagione prossima non sia full collaborazione, non importa che sia Marvel o che sia, che ne so, Lelly Kelly. E per favore, regà, per l'amor di Dio, smettetela di taggarmi su Twitter o su Instagram sotto post di creator che già dicono con assoluta certezza che la prossima season sarà a tema Marvel, solo per vedere come reagirò. In primis perché quei creator parlano basandosi sugli stessi leak o sulle stesse teorie, però parlando come se avessero le certezze assolute, oppure so dei clickbaiter della peggior specie, quindi non dategli visibilità. Lo so, alcune di queste persone ci hanno il verificato e quindi si tende a dare ragione al principio d'autorità, no? Siccome c'ha il verificato non può dire scemenze, ma alcuni purtroppo dicono delle falsità pur avendo il verificato. Loro portano dei ragionamenti che al momento non sono stati confermati da nessuno, né dai leaker né dalla Epic stessa, che giustamente c'ha l'ultima parola, è quella che ci dà tutte quante le conferme a ogni cosa. Purtroppo alcuna gente ha della responsabilità in me
potenza per quanto riguarda il potere comunicativo e lo usa per disinformare, magari neanche in malafede, però i danni sono concreti, sono tangibili, la gente ci crede. Aspettiamo se sicuramente tanti altri contenuti riguardanti la Marvel su Fortnite, a prescindere dalla stagione dedicata o meno, e anche tante altre produzioni della Disney, tipo Star Wars. Escludiamo giusto i classici che li vedremo sicuramente su Fall Guys, perché tanto quello tra la Epic e la Disney è un accordo che andrà avanti ancora per molto tempo, sicuro. E vabbè, ma ora che arriva anche Smonkeys qua sotto nei commenti, con la massima sincerità, perché chi vi aggredisce, chi vi giudica, ma ve pare, scrivetemi quello che pensate in merito ad un'ipotetica stagione 4 del capitolo 3 a tema Marvel. La vorreste? Non la vorreste? Vi piacerebbe? Non vi piacerebbe? Ditemi tutto quello che pensate qua sotto nei commenti, perché appunto la sezione commenti di questo canale è a vostra più completa disposizione. Vi ringrazio per tutto quanto l'immenso e infinito costante supporto che date ogni giorno al canale, sapete pure che apprezzo tantissimo, e infatti, dovuti ai meritatissimi ringraziamenti, non posso che dare appuntamento direttamente ad un prossimo video. Ma... chi è questo? Non ha senso! Non ha senso! Non ha senso! Non ha senso! Legno! Non ha senso! Io sono un pompiere.